La definizione di extravergine è una definizione di un parametro di legge che ti dice che l'olio extravergine ha un'acidità all'inferiore di 0,80, punto. Ma non ti dice quanto deve essere vecchia o giovane l'oliva, non ti dice se tu devi fare questo in fretta o meno, per cui non c'è nessuna correlazione con la produzione, non ti dice neanche che devi avere le piante. Da 2 anni, quando tu fai uscire una bottiglia dal frantoio, devi fare la comunicazione online al Ministero dell'Agricoltura attraverso un software che siamo stati obbligati a comprare, che questa bottiglia è uscita dal frantoio. Quindi in linea di principio dovrebbe essere una filiera controllata. Il problema è che il prodotto considerato extravergine venduto come Made in Italy negli scaffali della grande distribuzione viene venduto sulla base di leggi esistenti. Le leggi esistenti sono delle leggi che permettono di fare un prodotto che non è di alto di gamma, non è interessante, non è neanche curativo come in realtà l'olio d'oliva è, perché forse l'olio d'oliva è la più grande medicina che esiste in natura, però è legalissimo farlo. Noi abbiamo dei parametri che usiamo noi come minimi, diciamo, obiettivi di produzione, per cui noi consideriamo che un olio è plausibile se l'acidità è inferiore allo 0,3, se i polifenoli sono superiori a 300. Quindi questi parametri sono dei parametri che tu ottieni soltanto se c'hai un processo controllato dall'inizio ed estremamente veloce. Raccogliere quando l'oliva è pronta, quindi quando la polpa è bianca, e hanno delle rese molto diverse. Arrivare a fare questo ti permette di fare l'alta qualità se tu lo porti in frantoio entro 6 ore e se fa caldo deve essere refrigerato prima, perché non può andare alla temperatura sopra, perché sennò comincia il processo, diciamo, di decomposizione di ossidazione dell'oliva. Quindi tutto questo processo è molto dispendioso, perché tu devi fare tutto molto bene, molto preciso e molto veloce, e questo non è quello che ti richiedono i parametri per cui un olio è considerato extravergine d'oliva, perché fra 0,2 o 0,3 di acidità e 0,8 c'è il mondo. 0,8 lo puoi fare anche frangendo le olive 3 giorni dopo, 4 giorni dopo, cioè, è tutto un altro mondo, e non ottieni quei polifenoli, non ottieni tutto quello che ottieni con l'alto di gamma.